buongiorno intanto se qualcuno eh, vuole darmi solo un feedback sulla chat che si sente ok perfetto grazie mille um. attendiamo ancora un attimo in maniera che tutti possano avere il tempo di collegarsi stamattina siamo particolarmente puntuali Non mi aspetto che ci siano tantissimi studenti perché ci sono comunque eh, al momento 17 prenotati per il secondo appello, quindi sarà un appello ovviamente più, più rapido, diciamo sicuramente del primo dove abbiamo circa un centinaio di studenti prenotati. Intanto direi che chi è online e eh, appunto, ha delle domande magari può iniziare a o a scriverle sulla chat oppure eh, magari tra un attimo farle a voce se, se così desidera così che poi possano sentire anche gli altri. E ovviamente registriamo come sempre quindi ci sarà la possibilità di riascoltare questa, eh, questa video chat quindi se vi perdete qualcosa non preoccupatevi e c'è appunto la registrazione come sempre sia sul portale della didattica sia su youtube okay. aspettiamo ancora un minuto due. Eh. 2 236 Comunque come sempre c'è eh, il canale Slack, se non siete ancora iscritti eh, vi consiglio di iscrivervi, se non vedete il canale apposta dell'esame eh, dovete iscrivervi a quel canale dell'esame. Eh, non ho iscritto di default tutti anche perché gli interessati sono molti meno di quelli che sono iscritti su Slack, eh, diciamo ai canali generali. Um, e quindi dovete semplicemente cliccare e andare a iscrivervi al canale apposta, Exam 2, uh, così appunto manteniamo un po' di ordine in questo sistema di, di chat. Ed evitiamo di far squillare, suonare il telefono a tutti quelli che non sono interessati al secondo appello. Ok. Um. Stavo facendo vedere prima ehm, quando qualcuno di voi si è collegato, eh, avevo lo schermo su, su questo documento che è l'analogo di quello del primo appello e eh, tra mm, finita questa chat la, lo pubblichiamo ehm, che manterrà eh, la maggior parte delle risposte alle domande che farete sia nel corso in inglese sia nel corso eh, in italiano. Eh, al momento non sono giunte domande eh, sullo slack del corso in italiano per cui la sezione dell'italiano sarà vuota almeno inizialmente, ma eh, piano piano forse avrete delle domande quindi la riempiremo ehm, dunque sono le... ecco direi che sono quasi le 9.05 e eh, quindi... Eh, io direi a questo punto di iniziare io monitoro sempre la chat quindi se avete dubbi o domande eh, potete o scrivere sulla chat o intervenire direttamente dovreste poterlo fare perché io ho cliccato che tutti hanno il permesso di usare eh, microfono e, e webcam quindi potete tranquillamente intervenire credo quando volete eh, se ci fosse qualcosa qualche problema scrivetelo sulla chat visto che non vedo domande magari eh, faccio una rapida lettura nel tema d'esame eh, così che eh, andiamo a, a ragionarci sopra poi magari nel, nel frattempo vengono fuori delle domande um, come avete visto c'è da fare questa Kanban board che eh, potete vedere giusto per avere un'idea non perché dobbiate farla uguale identica eh, fondamentalmente su Wikipedia eh, una cosa di questo tipo come se fosse una lavagna, un, uno spazio, una tabella, un qualche cosa che so, attaccato al muro del vostro ufficio e eh, dove ci sono delle colonne eh, con delle diciamo categorie di, di azioni, e, e voi avete i singoli foglietti eh, che abbiamo chiamato eh, dunque come l'abbiamo chiamato nel testo perché tra l'inglese e l'italiano schede mi hanno chiamate schede e sono da ecco e sono diciamo le varie attività che bisogna fare no? quindi come se doveste sviluppare vari software oppure doveste che so pianificare eh, le vostre vacanze no? prenotare, prenotare l'aereo, prenota l'hotel eh, compra eh, So, compra il, uh, il um, come si chiama? materassino per andare in mare, compra il costume da bagno e così via, no, eh, alcune in progress, alcune fatte alcuni non si possono fare perché sto, sto attendendo una risposta eccetera tanto per farvi capire no? e chiaramente queste azioni questi, questi task si muovono a seconda di che cosa succede dell'utente che li sposta no? e questo serve ad avere un po' il quadro della situazione eh, quindi questa è l'idea che, che sta dietro al ehm, diciamo a quello che c'è da implementare sempre bene capire l'idea alla base perché così diciamo Uh, sì, 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 siamo in grado di, di ridurre diciamo il numero di domande o almeno farci una idea di come dovrebbe funzionare tutto il sistema. No? Um, ok, esatto, intanto c'è il professor Connor nel corso in inglese sta uh, facendo la. Um, uh, sta facendo la stessa chat in, nel corso in inglese quindi ogni tanto monitorò che cosa mi scrive o, o, oppure possiamo chiedergli giusto per dare le stesse risposte um. ok allora andiamo a leggere il testo quindi c'è da progettare e implementare un'applicazione web per creare e gestire Kanban Boards, cioè Boards basato sull'utilizzo di queste schede, le avete viste prima, per organizzare e prioritizzare dei progetti. Eh, andare in vacanza, eh, no, organizzare il prossimo viaggio, completare un certo progetto, software, che ne so, quello che, che volete. Aspetta. Qui mi scrivono tutti anche quelli che non sono in chat, ok, una board, canva, eh, una pagina più colonne. L'abbiamo vista ogni board ha un nome, quindi daremo un titolo a questa, questa board. Un proprietario, e può essere condivisa con altri utenti. Ogni colonna della board ha un titolo e una o più schede, abbiamo visto queste colonne eh, quindi, c'è un titolo della board, ce cioè ne sono varie colonne ogni colonna ha un, un nome e, e, e più schede eh, 20, adesso non ricordo se è anche vuota l'abbiamo scritto una borda deve avere almeno due colonne se no appunto una colonna e basta una colonna può avere un, qualsiasi numero di schede se è incluso 0 quindi una colonna può anche essere vuota ogni scheda ha queste proprietà un titolo obbligatorio una descrizione obbligatoria eh, po poche poche parole eh giusto per mettere due campi dei link di interesse 0 più giusto per mettergli qualcosa che fosse un po' diverso dal solito no? quindi eh, un terzo campo in cui si possono scrivere delle, delle informazioni e queste a differenza di quelle sopra possono essere più di una quindi ci sarà una lista di link no? anche 0 e una scadenza opzionale eh, tali proprietà possono essere essere inserite quando l'utente crea la scheda e possono essere modificate più tardi quando l'utente edita la scheda, quindi o quando le create o quando la editate. Ovviamente, in fase di creazione, essendo due proprietà obbligatorie, dovete scrivere qualcosa nel titolo e nella descrizione. Se non date un titolo, non sapete neanche di che scheda state parlando. Le schede possono essere spostate all'interno delle colonne, tra colonne, tramite un insieme di quattro bottoni presenti in ogni scheda, su-giù all'interno della colonna e sinistra-destra verso colonne adiacenti. Quindi abbiamo queste schede, ci saranno quattro bottoni, eh, giù-su, sinistra-destra. No? Chiaramente se la scheda è in cima, il bottone su no, non dovrà fare nulla no? perché è già in cima, però il bottone giù me la porta giù eh? e quindi fa salire la scheda successiva. Eh, destra passa la colonna destra, sinistra e colonna sinistra, ovviamente se l'azione è possibile. Um, le schede possono essere archiviate, cioè ancora presenti nella colonna ma posizionate al fondo della colonna. Eh, le schede archiviate mostrano solamente il titolo e la descrizione quindi non tutto il resto. I link scadenze, eccetera. Eccetera, e consentono una sola azione. La dearchiviazione che qui in italiano non dall'inglese era un po' difficile, l'ho chiamata estrazione, no? estrazione dell'archivio Quindi la togliamo dall'archivio e non è più archiviata. E, e quindi eh, questa azione posiziona la scheda di nuovo nella parte alta della colonna. Um, L'applicazione web consente agli utenti autenticati di gestire le loro boards, che sono mostrate nella pagina principale dopo il login, e di creare nuove boards. Quindi è necessario essere autenticati per gestire le board. Infatti, avevamo scritto poi più avanti che se non si è autenticato non si vede nulla. La pagina principale lista tutte le board di cui l'utente è proprietario o condivise con l'utente. Quindi ci sono più board e l'utente eh, entra e vede la pagina principale con, con la lista delle board eh, che sono eh, Andare in vacanza, eh, finire il progetto di applicazione web 1, eh, eh, dare l'esame di e così via, no? Quello che volete. Um, mostra eh, quindi la lista delle board con il loro nome, il numero totale di schede e il numero delle schede scadute, che sono le schede che hanno una scadenza che è passata. Quindi ci sarà da scrivere un minimo di logica da qualche parte fondamentalmente direi su, sul server no? che quando caricate questa informazione si, si vada a, a, ad avere anche questi, questi numeri l'utente può svolgere varie operazioni sulla board stessa sulle colonne e sulle carte che abbiamo scritto nella tabella 1 più sotto dopo ogni modifica l'applicazione deve immediatamente salvare il cambiamento sul database del server quindi, tutte le modifiche che vengono fatte sono immediatamente messe sul server. Questo perché eh, riteniamo tra l'altro che sia la soluzione più semplice e più immediata. Ehm, quindi, non ci sono cose che vengono solo fatte nell'interfaccia web e poi non vengono aggiornate sul server, vengono aggiornate dopo, quando magari qualcuno ha fatto qualcun qualcos'altro e così via. Tra un istante, diciamo due parole anche della concorrenza, che non. Che è difficile da gestire per cui non, non è il caso di, di andarla a, a gestire. Il creatore della board può condividere la board stessa con qualsiasi altro utente autenticato. Um, una pagina specifica dell'applicazione deve listare in due sezioni le board condivise con altri e le boards condivise con, con me. Um, quindi dovete pensare. Una pagina da qualche parte, eh, può essere anche la pagina iniziale, può anche essere, eh, insomma, eh, da qualche parte deve esserci una divisione in cui si capisce eh, eh, in due sezioni ci sono le board mie. No, scusate, anzi, eh, in realtà no, la pagina iniziale contiene anche le board solo mie, quindi eh, da qualche parte dovete avere una pagina, eh, dico pagina, ma un una visualizzazione poi decidete voi come farla, dove ci, dove ci sono le board condivise con altri, le vostre condivise con altri, voi di utente autenticato, e le board condivise con me, cioè che gli altri hanno condiviso con me. L'applicazione web, quando visitata da un utente non autenticato, deve mostrare una pagina con board di esempio sulla lettura. Con una board di esempio sulla lettura, sia per incentivare visitatori per incentivare i visitatori a loggarsi e iniziare a creare il loro board, cioè quindi c'è una normalissima board di esempio eh, che può anche essere fissa, mh, nel senso proprio mh, non c'è niente da far vedere di particolare, eh. potete se volete mettere nel database qualcosa di fisso o, di nessuno, no? di, cioè di un utente fittizio, non so, quello che volete. Ehm um, quindi è giusto per, perché si apre la pagina e non ci sia una pagina bianca che non si capisce se l'applicazione sta funzionando oppure no. Queste sono le azioni. Eh, creare una nuova board dalla pagina principale. Eh, quindi chiaramente eh, queste, queste cose qui a destra dovrebbero essere abbastanza ovvie. No? Eh, però per, per avere un'interfaccia abbastanza uniforme e uguale tra tutti le eh, abbiamo specificate. Cancellare una board deve essere possibile la pagina principale o la pagina delle board condivise, ehm, dove ci sono anche quelle che io condivido con altri. Condividere una board con un altro utente da dentro la board. Quindi, da, da qualche parte, in un angolo, da qualche parte ci sarà un menu, qualcosa che, che, che ci fa condividere con gli altri. Creare, rinominare e cancellare una colonna ovviamente da dentro la board. Eh, notate bene, non è il caso che uno clicchi e diventi editabile, eccetera, oppure che prenda le schede, le trascini, eccetera. Sono tutte cose, tutti aspetti abbastanza avanzati e che, per carità, se non avete niente da fare potete anche mettervi a implementarle, però eh, noi non richiediamo che sia fatto in questa maniera. No? Certo è molto carino, eh, però è, 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 diciamo... Non vogliamo esagerare nella complessità del tema d'esame. Ecco. Quindi se ci sono dei bottoni per fare tutte queste operazioni, quindi incluso che so, eh, c'è da cambiare il titolo della colonna, ci sarà un piccolo edit o qualcosa di questo tipo eh, che, che mi consente poi di, di scrivere. Eh. Quindi la visualizzazione si trasforma in un campo, magari già riempito con quello che c'era già scritto, e, e posso editare. Uh, no. uh, dove sono andato? Ho perso. Il ecco. Creare una scheda ovviamente da dentro la colonna, editare una scheda da dentro la scheda, eccetto quelle archiviate perché le archiviate sulle archiviate non si può fare nulla se non eh, tirarle fuori dall'archivio. Spostare su giù, sinistra, destra, cancellare, archiviare una scheda da dentro la scheda, eccetto quelle archiviate. Di nuovo, estrarre la carta, ah ho lasciato carta, questa era scheda, Vabbè, poi lo correggerò, dentro la scheda archiviate sempre la scheda. Quindi eh, ci deve essere un bottoncino che ci dice eh, estrai eh, qualcosa di questo tipo. Ok, eh, fondamentalmente questo è, è, è tutto il tema d'esame, eh, quindi eh, i requisiti, ritmi eccetera eccetera, se avete già visto il tema d'esame al primo appello sono praticamente gli stessi, semplicemente leggermente adattati. Ehm. Nella parte di, di, diciamo de, degli utenti di che cosa deve già contenere il progetto. Diamoci un'occhiata, non vedo domande, vi invito a partecipare a scrivere sulla chat insomma se, se avete dubbi o domande. Non, non è mia intenzione fare una lezione. Ecco, c'è una domanda, perfetto, quindi nel testo c'è scritto. Eh, apro solo un qualcosa dove posso fare copia di questa domanda così la vediamo tutti bene resta anche nella registrazione dove altrimenti non resta perché nel testo c'è scritto che deve essere possibile creare una colonna basta che sia inserita al fondo della board l'ultima colonna o bisogna poterla inserire anche ad esempio a metà tra le altre colonne um, direi che si può mettere tranquillamente anche al, alla fine mm. eh, tutto ciò che non è specificato eh, come regolar generale è, è a vostra discrezione eh, se non ci lamenteremo che non si può spostare una colonna se non erano i requisiti del, <ride> del testo mm. è possibile che più di una scheda venga archiviata sì sì, nell'immagine di esempio la tabella rende disponibile solo una riga per le schede archiviate. Ecco, quella è un'immagine di esempio, nel senso che ehm, ehm, qui in realtà non c'è scritto archiviato, no? Eh, quindi <ride> eh, questo qui è solo un esempio. Eh, mettetela così, è come se ci fossero delle schede qui sotto no? che partono dal fondo e eh, in cui avete le schede archiviate. Quindi sì, ci possono essere più di una scheda archiviata. Um, ok, quindi questi sono proprio gli aspetti da, da chiedere perché in effetti non è specificato, ma è chiaramente eh, una cosa desiderabile, e eh, eh, dà un impatto su quello che dovete fare, perché archiviarne uno o archiviarne tante è chiaramente un po', un po diverso, no? Quindi, qui in effetti si dice le schede e non la scheda. Però è giusto chiedere, questa è proprio una domanda tipica da, da chiarire. Magari lo chiariamo nel testo definitivo, questo, questo sicuramente. Um, domanda ulteriore: una board deve avere almeno due colonne. Ma quando l'utente crea una board, deve inserire almeno due colonne. Possiamo metterne due di default, che eventualmente l'utente può modificare. Uh, ecco di nuovo, questa è questa invece più uh, come dire più, più a vostra discrezione, nel senso che chiaramente deve avere due colonne, quindi quando la creo devo creare due colonne. Se voglio chiedere direttamente i nomi al, uh, all'utente in fase di creazione o metto colonna 1, colonna 2 e poi l'utente quando avrà creato andrà a editarseli. Questo ecco, è molto più a vostra discrezione. Vedete, vedete voi Quindi Questo è proprio il tipico caso In cui potete scegliere come, come desiderate Perché tanto in entrambi i casi Abbiamo le due colonne Non è che violiamo un vincolo del testo eh, Non ho capito dove andrebbero i, I bottoni della scheda In quella schermata che ci ha mostrato Immagino il disegno su wikipedia Ehm questo è solo un disegno di esempio e non è la vostra applicazione, eh, qui nella scheda, la scheda la fate come volete, non lo so, un riquadro che contiene le informazioni della scheda, e in fondo, dei bottoni. Dei bottoni eh, su, giù, destra, sinistra, cancella, edita. No? Penso siano sei azioni. Eh, quindi, quello. Potete fare come, come desiderate. Quindi ogni scheda ha questo, um, questi bottoni. Um, chiaramente eh, viene da dire ma è naturale? No? Ogni, eh, ogni scheda sarà, cioè la scheda sarà un componente uno dei componenti più importanti della vostra applicazione, quindi ci sarà solo da istanziarla, da crearla nel momento in cui eh, dovete eh, andarla a mettere nell'interfaccia eh, della vostra applicazione e automaticamente avrà già tutti i bottoni eh, e avrà un minimo di logica per decidere se eh, i bottoni devono essere abilitati o no, a seconda di dove si trova e così via, però ehm, voglio dire... Eh, niente di, di, di particolarmente complicato mi raccomando questo è solo un esempio eh, per capire cos'è una kanban board eh, non, è, mh, non è quello che dovete fare <ride> poi se volete mettete delle icone eccetera però di per sé mh, la parte mh, diciamo di, di grafica le immaginine le icone eccetera ci interessano fino a un certo punto non, non è che Fare qualcosa di particolare in questo senso, eh, se uno board ha tante colonne per mantenere tutte le schede leggibili, va bene se la pagina si allunga in orizzontale, quindi ci si muove con la scritta orizzontale oppure devo comprire la larghezza delle colonne. Eh, direi che va bene, eh, va bene come, come volete, <ride> eh, entrambe le soluzioni vanno bene. È chiaro che nel momento in cui abbiamo 15 colonne, eh, cioè ho. Oh, o Sacrifichiamo la leggibilità, come diceva il collega, quindi eh, no, non si riuscirà. A, cioè, le, le, le schede saranno scritte andando a capo tantissime volte, oppure dobbiamo avere eh, appunto, la possibilità di andare verso destra, e quindi vuol dire che abbiamo una dimensione fissa per scheda, come per il primo tema, primo appello. Non è richiesto avere il design, ehm, il layout responsive, quindi non è richiesto che ridimensiono la, la finezza dello schermo e questo deve rimpicciolirsi no? questo lo facciamo soprattutto per semplificare e anche perché ogni tanto appunto diventa complicato come per esempio in questo caso decidere che cosa fare eh, quindi mh, questa è la vostra scelta mm. eh, metto solo da qualche parte questo file che poi mi serve come base per mettere le domande eh. Okay. Um, non vedo altre domande quindi magari parlo di un aspetto che sicuramente prima o poi vi viene in mente, soprattutto implementando la cosa. È che um, dunque eh, c'è la questione quando in più utenti possono lavorare eh, della concorrenza. No? E che cosa succede se io sto eh, lavorando sulla mia scheda, sulla sull'aborto, che però ho condiviso con un altro utente, quindi questo altro utente potrebbe fare delle operazioni che vanno in conflitto? Cioè, io edito e scrivo Enrico e l'altro edita e scrive Fulvio. E, um, ok, eh, in, ne, in questo corso non abbiamo parlato esplicitamente di questi problemi, che peraltro sono piuttosto complicati. Eh, da risolvere correttamente per cui non ci aspettiamo che ci sia una soluzione eh, a questi problemi nella vostra soluzione del tema d'esame quindi ipotizziamo che mentre noi editiamo una scheda mentre noi stiamo facendo un'operazione su una scheda di una board condivisa con altri non ci sia qualcun altro che ci sta facendo qualcosa che ci manda in conflitto se ci fosse eh, vuol dire che nel nel momento in cui salviamo sul database, eh, quello che abbiamo fatto, il database ci darà errore. Che so, l'altro eh, ci ha cancellato la colonna nel frattempo e non c'è più la colonna sulla quale salvare. Ci sarà un errore, arriverà un errore indietro dal database e, e mi verrebbe da dire e richiarichiamo tutta la visualizzazione, così almeno ci aggiorniamo su quello che è successo. Ma non dobbiamo preoccuparci di... In realtà, io avrei potuto fare che... Eh, la colonna viene ricreata, la colonna, per sennò no questo tema d'esame non finisce più. Quindi eh, adottiamo una soluzione ragionevole, la più semplice, e la più semplice è, eh, da un lato, che eh, tutte le volte che facciamo qualcosa memorizziamo sul database. No? Quindi eh, l'avevamo scritto, eh, adesso non lo trovo più. Ah, l'applicazione deve immediatamente salvare il cambiamento sul database del server. Questo l'abbiamo messo apposta per semplificare al massimo questi problemi: nel senso che faccio una cosa e viene salvato. Faccio una cosa e viene salvata. Se c'è un problema nel salvataggio, l'applicazione è come se ci fosse un error sul database. No? E non posso salvare, vabbè, in qualche maniera mi dirà che c'è un error e poi deciderà cosa fare. Ricaricherà l'interfaccia con i dati che il database ha salvato fino a quel momento e così via. Questa è un'ipotesi, no? poi potete decidere come, come gestirla. Quindi eh, facciamo attenzione appunto che non ci siano degli aspetti troppo... Eh, cioè non complicarci troppo l'implementazione perché sennò no, eh, diventa un tema di esame. Complicato. Ok, eh, nella pagina principale, oltre a inserire la lista delle board dell'utente che effettua il login, è possibile inserire nella stessa pagina un menu laterale con altre due sezioni dove specifichiamo le board che gli altri utenti hanno condiviso con me e quelle che l'utente ha condiviso con gli altri. Ehm, andiamo a vedere: ehm, quindi gli utenti di gestione del nuovo board mostrate nella pagina principale creare nuove board um, la pagina principale mostra lista tutte le board e poi eh, forse sì, si può fare però qui c'è scritto una pagina specifica dell'applicazione deve listare in due sezioni i board condivisi con altri e i board condivise con me Ehm um, quindi in realtà per come è scritto il testo io tenderei a, a tenerle separate eh, Perché c'è proprio scritto una pagina specifica dell'applicazione eh, Poi nulla vieta di aggiungere cose eh, Nel senso che eh, la pagina principale eh, Appunto lista tutte le board di cui l'utente proprietario è condiviso con l'utente no? Ehm se poi eh, vogliamo evidenziare in qualche maniera che alcune eh, del board di cui l'utente proprietario sono condivise con altri, eccetera, possiamo farlo, è un pezzo in più, probabilmente costa poco in termini di implementazione e, e va bene, anzi magari, magari eh, eh, per dire. Il componente che realizza la, la vista della pagina principale e la vista di questa pagina specifica può anche essere lo stesso, semplicemente passando una, una prop diversa, magari si comporta diversamente, eh, quindi niente di particolare. Ehm, su, su dove metterla? Eh, se un menu laterale eh, dunque, quando forse in una lista. Sarebbe meglio metterla appunto in una lista eh, che sia immediatamente visibile, ma più che altro perché accedo e vedo quello che mi interessa, no? se invece devo già aprire una cosa laterale da qualche parte eh, che non so, ipotizzo sia nascosta. Se, se sono, se è visibile probabilmente va bene. L'importante no? è che sia da qualche parte siano mostrate. In una lista queste queste board ok um, ecco intanto il professor corno sta sta rispondendo penso in tempo reale eh, alle domande che sono state fatte nel corso in inglese che ovviamente vedrete vi metto il link a questo documento appena abbiamo finito la video chat sul solito sito del corso eh, possiamo dare un'occhiata anche a queste domande così magari ci vengono in mente. Ok, no, se non ci sono domande vostre. Invece, guardiamo prima le domande vostre. Eh, nel testo c'è scritto che si possono condividere le board con qualsiasi altro utente autenticato, ma si intende un utente nel database o un utente proprio autenticato in quel momento? Eh, io direi un utente nel database. Ehm, questa la poniamo anche al professor Corno. L'ho vista in realtà mentre la rileggevamo e io penso che concorderà con me anche perché rilevare il fatto che è autenticato diventa abbastanza complicato. Eh, ok, attenderemo la sua risposta per avere una risposta uguale per entrambi i corsi ma diciamo, sono, abbiamo scritto utente autenticato ma mi sa che l'autenticato ci è venuto di troppo eh, il proprietario della board queste sono le cose che appunto correggeremo nella versione finale del testo eh, che appunto ci mettiamo ci riserviamo di pubblicare proprio per correggere queste interpretazioni che, che magari ci sono sfuggite. Il proprietario della board e gli utenti ai i quali condivido la board stessa hanno gli stessi permessi? Sì, sì, eh, sì perché altrimenti diventa un incubo da gestire, eh, quindi sì, eh, fondamentalmente sì. Quindi diciamo pure sì. Questo ne avevamo parlato in fase di creazione del tema d'esame, avevamo pensato diverso ma poi era troppo complicato. Eh insomma no, non vogliamo neanche farla diventare una cosa tro troppo, troppo implementativa no? e che non, ha, che non ha poi tutta questa utilità nel, nel dimostrare che uno sa usare i componenti e programmare un po' in JavaScript va bene, ma no, non mettersi a programmare eccessivamente perché alla fine poi è una cosa un po' fine a se stessa no? per l'esame. Vabbè, si fa un po' di esercizio. però una volta mostrato che uno sa fare le cose e eh, eh, quanto l'esame richiede, per quanto riguarda la correzione, invece date più peso ris al rispetto dei requisiti, uso di React, API Rest, RUS, al fatto che l'applicazione funzioni correttamente. Beh, diciamo che nel momento in cui React è obbligatorio usarlo. Non c'è scritto nel testo, le API REST devono esserci. Quindi, il progetto deve essere realizzato come applicazione React che interagisce con un API REST implementato in node Express. Il database deve essere memorizzato in fare SQL light, Chiaramente anche il come sono realizzati, eh, come realizzate l'API è, API, eh, è, è diciamo, un po' oggetto di valutazione. Non mi aspetto che ci siano grandi sorprese eh, in questo senso, eh, nel senso che cioè, uno va a cercarsi di complicarsi la vita, eh, appunto, non sappiamo neanche come. Ma realizzare un API REST è tendenzialmente abbastanza semplice, no? le azioni sono relativamente semplici, ci sono delle collezioni di elementi, eh, avremo le board, le schede, eccetera, eh, avranno degli id, avranno eh, diciamo delle azioni, no? eh, quindi la creo con una post, la leggo con una get, eh, la aggiorno con una put, eccetera, eccetera quello che abbiamo visto certo se uno si discosta da molto da questo uh, pattern di programmazione è chiaro che deve esserci un motivo e, e probabilmente è una delle prime domande che si trova ad affrontare durante l'orale no? perché per, eh, per creare una, una nuova board non ha fatto un API REST con una post eh, eh, cioè questo Viene naturale da chiedere no? quindi è, è, è abbastanza naturale realizzare l'API REST sulla base appunto del tema d'esame secondo seconda di come si diciamo di, di, delle necessità che abbiamo. No? qui abbiamo delle schede, delle board, eh, e, e degli utenti. Non, devono essere, non è necessario realizzare la parte di creazione degli utenti, li mettete direttamente al database come per il primo il tema. d'esame il primo appello così è un pezzo in meno da fare. Che tra l'altro è noioso. E sarebbe noioso ehm, e quindi, eh, quindi c'è l'API di autenticazione ma sono son tutte cose che abbiamo visto che potete fondamentalmente anche direttamente riciclare adattandole al tema d'esame ma ah, riciclandole insomma. Ehm, eh, roots, eh, ecco Roots è un po' più libero nel senso che chiaramente ognuno può decidere di usare le roots che, che desidera eh, quindi eh, cioè, verrebbe da dire non che lo consigli, eh, però eh, di per sé con la struttura componenti di React si potrebbe addirittura fare a meno delle roots però nel momento in cui l'applicazione diventa complicata eh, non è che sia tanto bello riuscire eh, cioè non, non inserire delle roots perché le roots rendono anche un po' ordinata la, la gestione dei componenti. Eh, quindi, eh, quando ci sono, diamo un'occhiata che siano ragionevoli no? un po' come se realizzaste un'applicazione tradizionale. Considerando però che questa è una single page application, quindi non è detto che ci siano tutte le roots che magari realizzeremmo in un'applicazione tradizionale, diciamo vecchio stile, quindi ogni volta che c'è da cambiare una. Una visualizzazione ci va per forza una nuova root, ok. Um, il fatto che l'applicazione funzioni correttamente diciamo che eh, questo è, è dato un po' per scottato, cioè, se non funziona correttamente, eh, eh, chiaramente ci sarà una penalizzazione eh, perché eh, cioè, è un'applicazione che non funziona. No? Eh, ora, il correttamente come dicevo prima, non è che implica che andiamo a cercare i casi estremamente particolari di concorrenza. Uno sta toccando da una parte, l'altro sta toccando dall'altra. Cosa succede? Eccetera. Però, che so, magari un test sul fatto che ho anche solo un, un, diciamo, una ricerca all'interno del codice che ho che gestito da qualche parte, almeno un errore o qualcosa di questo tipo, magari questo si fa. Ovviamente stiamo parlando di, di chi vuole prendere il 30 l'Ode, no? cioè, se parliamo del 18 è una cosa diversa, eh, nel senso che eh, chiaramente abbiamo meno pretese. No? però che l'applicazione la apriamo, siamo in grado di creare le schede, di spostarle, di creare delle colonne, di creare delle board, eccetera. Questo è il minimo, no? se, poi, se poi succede che. Eh, in qualche caso in cui faccio il click e la scheda non si sposta, non si aggiorna, però in generale funzionava. Chiaro che non è bello, è chiaro che uno non prende il massimo, no? eh, però non è che si viene immediatamente bocciati solo perché la scheda non si sposta in un particolare caso in cui non so tutte le colonne sono vuote, e boh, non so cosa è successo. Ho messo due nomi uguali alle colonne non lo so cosa potrei fare ehm, ma non è che stiamo andando alla ricerca proprio di, di queste situazioni molto particolari se era un requisito del testo eh, può darsi di sì diciamo se, eh, se non lo era magari le incontriamo anche solo per caso no perché non so, uno prova a fare qualche operazione e, se sono semplici ci si aspetta che funzioni no? come, come dicevamo, e quindi il, il peso: eh, non so se ho risposto alla domanda. È difficile dire qual è, qual è a cosa si dà più peso. Mi verrebbe da dire a, a entrambe le cose si dà lo, lo stesso stesso peso con, con l'accortezza che appunto le prime uso di React è obbligatorio se mi fate un'applicazione che non usa React ecco non, non va bene no eh, le API REST devono essere ragionevoli ma come dicevamo non è probabilmente il testo ci porta già ad avere delle API di conseguenza non mi aspettavo mi aspetto che siano quasi tutte uguali per quasi tutti i temi e il, il, per quasi tutte le sottomissioni. E le route appunto sono un po' particolari, queste sicuramente hanno un po' meno peso perché ognuno può, può decidere di affrontare la cosa diversamente ed è per quello che chiediamo anche di scriverlo nel, nel readme in maniera che resti chiaro che quali erano le intenzioni. Eh, ok sì, era per capire su cosa forse realizzarsi principalmente durante lo sviluppo. Eh, sì. nel progetto fate delle buone API rest decidete due o tre pagine. Di solito non è che c'è bisogno di quante pagine chissà quante pagine. E, e poi seguite quello schema. Se durante lo sviluppo vi accorgete che c'è qualcosa che non va, perché non avete pensato un caso, eccetera, modificate. Punto. Um. Gli errori quindi c'è una domanda riguardo gli errori da gestire quanti e quali dobbiamo gestire in questo caso oltre gli errori dovuti dal server eh, dunque oltre gli errori dovuti dal server verrebbe da dire non so quali altri errori ci possano essere nel senso che eh, ci sarà da gestire un po l'interazione dell'utente come eh, l'utente che scrive in un form un eh, un'email deve esserci la chiocciola qui non ci sono forme di questo tipo ma ehm, che so se, se la scheda è in cima non può essere spostata più in alto quindi mi aspetto che il bottone su sia disabilitato oppure se l'ultima a destra che sia disabilitato il bottone vai a destra no? e cose di questo tipo se non me lo disabilita eh, quando lo premo deve succedere qualcosa che mi dica attenzione guarda non vuoi No? Eh, quindi questo è, è lasciato a lei come, eh, come decisione, eh, si, si, cioè, entrambe le soluzioni vanno bene, e bisogna gestire il minimo che, che deriva dal far funzionare l'applicazione. No? Cioè, non posso spostarlo in una colonna che non esiste e così via. Eh, quindi, direi che una volta che sono gestiti appunto gli errori del della gestione dell'applicazione nel caso in cui ce ne siano no? perché magari faccio in modo che fondamentalmente non ce ne siano disabilitando sempre tutto ciò che non si può fare e così via un po' come lo scrivere nei form se io ho chiesto un numero l'utente non può scriverci delle lettere no? quindi eh, bisogna un po' decidere a, a che livello gestirli però sì van, vanno vanno gestiti e dipendono dalla logica dell'applicazione ok nel database sono richieste 4 board in totale o 4 board per ognuno dei 5 utenti, adesso guardiamo. Ehm Dunque, una lista di scritto. Ops, qui mi è rimasto un configuratore interattivo ma evidentemente questo è rimasto dal tema dell'esame precedente lo correggerò uno screenshot ovviamente dell'applicazione adesso poi lo correggerò username eh, mi passo eh, 5 di test centri. avevamo messo queste 4 board ah eccole qua almeno 4 board eh, 5 eh, A me verrebbe da dire quattro board in totale. Poi se ce n'è una in più va bene, nel senso ehm, cioè fate una cosa ragionevole: ci siano eh, dei appunto che sia una board condivisa con qualcun altro, un utente con due board o qualcosa di, di questo tipo, no, è giusto che si possa eh, fare delle prove. No? E che tra l'altro poi saranno le prove che, 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 che fate voi prima di consegnare, no? Quindi ehm, non, non è che ci divertiamo a farvi fare 20 board solo per il gusto di far fare 20 board, e, e ognuno deve avere delle schede, eccetera, no? Quindi secondo me va bene se sono 4 board in totale, però se ce ne fosse anche uno o due in più non, cioè, non ci offendiamo, no? E giusto la possibilità di, avere, di poter fare delle prove. No? Vi chiediamo la cortesia di mettere voi dentro appunto, gli utenti, le board eccetera, perché così il test è un po', un po più veloce. E tra l'altro, tanto lo dovete fare lo stesso perché dovete appunto te testare, testare l'applicazione. Quindi insomma, qual qualcosa bisognerà fare. Avere qualche cosa su cui sperimentare. Ok, um, stavamo guardando... Uh, ecco, forse possiamo leggere diciamo, le risposte anche del corso in inglese che possono essere utili e vi dicevo comunque questo documento appena abbiamo finito la, la chat ve lo metto online. Cioè vi metto il link come, come il primo appello perché è un documento che aggiorneremo Mano a mano che andiamo avanti quindi la prima pagina contiene una board finta nessuna interazione eh, quindi realizzatela come volete al limite potrebbe essere anche una pagina statica però deve esserci almeno la possibilità di fare login questo è chiaro se no non posso entrare da nessuna parte eh, qui è scritto card um, quindi questi url sono semplicemente una lista di qualcosa da mettere nelle card per de, quindi nelle nostre schede per poterle per poter avere qualcosa scritto dentro no? e, um, quindi niente, niente di, di particolare abbiamo pensato a mettere degli url ma me, mettete quello appunto non so, 0 più non so. Eh, deve essere eh, devo comprare il, il salvagente mettete due link a due, due salvagenti che vendono online, non lo so. Quello che volete, no? non è che andiamo a, a, a vedere che cosa avete messo, se ha senso o no. Perché, appunto, è più che altro la funzionalità che ci interessa. Eh, poi, non è detto, appunto, che ogni carta debba avere tutto tutto questo genere di informazioni. Mm. Eh, non ci sono limiti, numero di board e colonne eccetera, mm. quindi boh, tanto appunto di spazio ne avete nel database. E diceva il vostro collega prima, eh, per, per la visualizzazione, appunto non preoccupatevi se va fuori dallo schermo, non abbiamo requisiti di layout tranne la ragionevolezza no? come diceva cioè che sia almeno leggibile qualcosa um, da dentro la board um, devo poter selezionare un utente col quale condividere la board no? l'altro utente non ha bisogno di dare nessuna conferma Uh, adesso arrivo sulla, alla domanda sulla chat uh, quando una scheda è cancellata per uh, per qualcuno uh, deve essere cancellata per tutti vi chiedo scusa che devo solo se sono andato solo in casa devo interrompere un istante arrivo eh. you are now ok rieccomi scusate <ride> ma qui eh, dopo le persone suonano passano eccetera eh, vantaggio svantaggio di essere a casa eh, dunque dicevamo eh, ecco se una carta viene cancellata quindi una scheda viene cancellata è cancellata per tutti eh? e ovviamente non c'è bisogno di aggiornare automaticamente l'interfaccia perché sarebbe complicatissimo eccetera eh, quando Altro utente interagirà col database e farà un'azione che, che va a ricaricare qualcosa dal database. e Questa carta sparirà, questa scheda sparirà e, e di nuovo per la questione della concorrenza assumete che ci sono, sia solo uno che sta lavorando per non complicarvi la vita, se no non, finiamo, non, finis, non finite più, e non è il tema di questo corso. E questo è anche un problema complicato. <ride> ehm. Ok, e la board quando viene eh, cancellata sparisce per tutti, anche se condivisa, cioè il padrone della board eh, fondamentalmente decide per tutti. E di nuovo ogni utente, solo, solo un utente alla volta lavora su, sul, sulla board, sempre per, per eh, semplicità. Magari, eh, ecco, rispondo alla domanda sulla chat. Poi andiamo avanti. Qui eh, la domanda sulla chat. Eccola qua, quindi le schede archiviate vanno messe in fondo alla colonna. È sufficiente che vadano in coda quelle attive o vanno in qualche modo separate e messe più in basso. Mi scusi, le mille domande? No, no, siamo qui apposta. Ehm. Um, No, sul testo c'è scritto che devono andare in basso, eh, quindi um, dove è andato? Posizionate in fondo alla colonna, mh? Quindi, um, quindi non è che sono in coda alle altre, no? bisogna metterle eh, in basso, no? in basso, c'è cioè in fondo alla colonna. Bisognerà solo capire un attimo come, come farlo, una volta che gli avete definito lo stile corretto in CSS avete risolto il problema, no? e se, se sono archiviate gli attribui, attribuite quello stile, se non sono archiviate avranno un altro stile, <ride> quindi un'altra classe banalmente, o meglio magari hanno una classe di default e in più avranno una classe che, che fa il posizionamento diverso se sono archiviate. Um, quindi, uh, ok, quindi ho risposto alla domanda sulla chat. Possiamo tornare a queste? Uh, quindi non c'è una risposta, o se n'è dimenticato, <ride> o forse comunque potete decidere. Voi come gestire le pagine ehm, Come dicevamo prima Entrambi sono accettabili come soluzioni Di restringere la dimensione delle colonne Oppure fare una pagina che scorra in orizzontale ehm, Così come scorre in verticale ehm, Tutti possono fare tutte le modifiche Ovviamente sulle board che possono vedere, eh? quindi le loro e le condivise con loro. Eh? Quindi eh, non è che è solo dell'utente, se l'ho condivisa con qualcun altro perché gli do il permesso di fare e fare tutto. Ehm, durante la creazione della board... Ecco, questa forse è una domanda che era venuta fuori a prima. No? Dobbiamo anche chiedere per il titolo delle due colonne, eh, fate come volete. Mettiamo un placeholder... Chiaramente è la decisione più semplice... Perché? Perché avete un form in meno da gestire... No? Tutto qui... Eh, quindi... Quando possibile... Eh, se Credo che per voi... Sia meglio... Adottare la soluzione più semplice... Non ci teniamo che ci siano 45 forme All'interno dell'applicazione... Dell Una volta che ce ne sono un paio... E state tranquilli che da qualche parte abbiamo previsto che ci siano... No? Per esempio... Nell'editing... Quando fate l'edit della, della scheda è chiaro che deve esserci un form, ma poi non è che vogliamo che ci siano 45 altri form. Se, se, se c'è un caso in cui ci si, ce lo si può evitare, si fa prima, no? c'è un po' meno il codice da scrivere. Per esempio potete chiamare colonna 1, colonna 2 e via. E poi se l'utente vuole, quando l'ha creata, clicca e se la edita. No? Tanto quell'edit del nome della colonna deve esserci per forza perché l'abbiamo chiesto. È inutile farne uno addizionale prima. O meglio, è in più, no? Bisogna cercare anche di non complicarsi la vita senza che, senza che ci sia necessità. Non è che daremo un punto in più a chi ha, ha fatto le, un forum in più di questo tipo, no? Cioè, siamo coscienti del fatto che la, il tema d'esame deve essere fatto in un limitato numero di, di ore. Crediamo compatibili con il carico didattico de, del corso, e, e, certo che, se, però, uno vuole rifare eh, il sito di Amazon, eh, eh, esattamente come Amazon, è certo che non finirà in, in una settimana, però noi non l'abbiamo chiesto. No? Quindi bisogna cercare di non complicarsi la vita troppo se, fare quello che è richiesto, sì, ma farne di più, mh, evitare se possibile, no. Quando un utente eh, cancella una board, eh, chiaramente crea una, tutta una serie di azioni in cascato. Eh, e sì, sì cioè vengono cancellate le schede relative che sono attaccate alla board, il fatto che è condivisa con altri utenti e così via. E questo sì. Ma questo è, eh, voglio dire, voi mandate. La delete della board all'API e lato server fate le operazioni saranno due o tre query, no? qualcosa di questo tipo quindi non c'è niente di particolare, soprattutto se non c'è da preoccuparsi della concorrenza, non c'è niente di, di così complicato. Uh, quindi cancellare una board nella. Uh, um, quelle condivise con me, cancella anche la board originale quindi ho dato tutti i poteri a quelli con cui ho condiviso la board, inclusi quelli di cancellarmela quindi non è che cancello la condivisione, cancello la board e di nuovo sempre per semplificare perché eh, si poteva anche fare diversamente. Se volete, eh, adesso c'è questa risposta quindi bisogna seguire le risposte eh, quindi non, se volete, niente. Cancellate la board che tra l'altro è la soluzione più semplice, avremmo potuto dire cancellare solo la condivisione, ma di nuovo, forse era più complicata. No è un API in più da creare sul server, evitiamo. No? No. Ehm, può un utente eh, fare l'unset dello sharing, cioè ritirare la condivisione. No, non è richiesto. Anzi, non è richiesto, se volete di nuovo, un API in più, un'azione in più da gestire, eccetera, però... Mm, eh, adesso questo mi, mi sfugge perché... Sì, qui le pagine dell'applicazione sono, e qui con pagine, eh, non penso che Professor Corno intenda roots, ma semplicemente le visualizzazioni. Quindi eh, arriviamo sul sull'applicazione e c'è la nostra board di esempio più la possibilità di autenticarci nel momento in cui entriamo c'è la lista delle mie board, mie o condivise eh, poi c'è la vista delle board condivise, no? con me o con gli altri e poi ci sono le pagine delle board, quando clicco su una board ho la board che era poi alla fine quella quella che vedevamo, no? questa è una delle visualizzazioni, una delle quattro, uh, che non deve essere di nuovo perfettamente uguale a questa, anzi, sarà probabilmente piuttosto diversa. No? Però il concetto è questo: ci sono delle colonne, dei nomi e delle schede. Uh, ok, In qui sotto metterò le mie. <ride> lui è più bravo nelle incollate prima ma aveva anche le domande sul, sullo Slack e quindi ha dovuto solo scrivere le risposte um, guardo la risposta al um, eh, dunque alla domanda che mi è stata fatta prima come vi confermo hm, che la risposta era eh, quindi per questa domanda nel testo c'è scritto un qualsiasi altro utente autenticato, ma si intende un utente nel database, quindi un utente nel database. Quindi non deve essere autenticato in quel momento anche perché diventerebbe estremamente complicato da gestire, cioè dovremmo avere un pezzo in più nel database che tenga conto del fatto se l'utente è autenticato, ma poi come si fa a sapere se l'autenticazione è scaduta o no, bisogna salvarsi quando scade, allora teniamo l'informazione della scadenza sul server, cioè diventa un pasticcio infinito, infatti abbiamo scritto utente autenticato ma dovevamo scrivere utente basta. <ride> e basta. L'utente chiaramente esiste solo se è un utente che c'è nel database. Ok, um, se avete altri dubbi o domande, uh, il, uh, volentieri um, vi rispondo, se no direi che credo che abbiamo discusso in maniera abbastanza approfondita del tema d'esame ovviamente avete sempre a disposizione Slack eh, col canale apposta per fare domande se lo desiderate e se avete dei dubbi men mentre sviluppate la soluzione e mi raccomando solo come, come ho già detto più volte cercate di non complicarvi la vita inutilmente che non vuol dire semplificare oltre quanto richiesto perché quanto richiesto è richiesto però se c'è una cosa che per farla vi complica estremamente e siete in dubbio se è effettivamente è richiesto o no chiedete sicuramente eh? Eh, perché sprecare il tempo no, non, non è chiaramente una, una cosa utile a nessuno um, per tutte le cose che non sono specificate eh, e ne abbiamo visto alcune eh, adottate voi delle scelte ragionevoli eh. Guarda ancora questa domanda che è comparsa eh. quando sposto le schede tra diverse colonne va bene se le posiziono al fondo della colonna ad esempio se sposto sposto a sinistra basta che vada a finire nella colonna di sinistra sì sì, questa è di nuovo una di quelle cose appunto non specificata, chiaramente non va a finire in quelle archiviate perché non è archiviata, ma va a finire nella colonna. Dove vi viene più comodo? Mi verrebbe da dire in fondo, probabilmente il posto più comodo, no? nell'applicazione nell eh, credo otterrete un, un array eh, di, 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 di queste schede ehm, e quindi aggiungete in fondo, finito. Eh, cioè, ehm, di nuovo, non è specificato ehm, soluzione ragionevole. Eh? E poi, comunque, potete, potete chiedere: ecco. noi non è che ci teniamo che sia implementato esattamente come abbiamo in mente. Anzi, ci fa piacere se qualcuno eh, diciamo, ha qualche idea leggermente differente, così vediamo anche qualcosa di un po' diverso no? dopo, dopo che uno ha visto. 50 applicazioni tutte uguali sarebbe pure noioso. L'importante è che siano scelte ragionevoli. No? Magari qualcuno non, non gli piace metterla in fondo, la mette in cima. Va bene. Non è che noi abbiamo una preferenza per inizio della colonna, fine della colonna. Solo non nelle archiviate, chiaramente, perché archiviate sono un concetto diverso. Di per sé potrebbe andare bene anche in mezzo, no? forse un in mezzo è un po' meno comodo perché se ne ho 5 la sposto e poi non capisco più se, se è andata di là dove è andata a finire devo rileggermele tutte per, per vederlo no se invece è andata in cima o in fondo è, <ride> è più semplice ma non è indispensabile no? ok uh, non vedo ulteriori domande Come dicevo c'è sempre slack se avete necessità se non siete iscritti eh, iscrivetevi eh, c'è ancora il link eh, che ho inviato per email eh, dopo un mese scade ma quando c'è bisogno ne ricreiamo un altro piuttosto che mi scrivete un'email e mh, a parte che non c'è niente di segreto forse addirittura potete forse addirittura qualcuno iscritto può Può addirittura scrivere qualcun altro quindi basta chiedere a un collega. Però, comunque scrivetemi un'email e in qualche maniera vi scrivo, oppure se siete proprio disperati e non riuscite a usare Slack, eccetera, piuttosto c'è sempre l'email per le questioni, diciamo più personali, se avete necessità potete usare l'email tipo, non lo so, io qualche problema. Deve, deve, tipo personale Non so, non sono iscritto Sono iscritto ma poi ho fatto l'anticipo Ho fatto cose di questo tipo Chiaramente non è il caso di mettere su Slack Non interessano a nessuno se non a voi Possiamo comunicare per email Ma questo è a parte Dal, dal tema d'esame Ok eh, Non vedo altre domande sulla chat Quindi mi salvo la chat si sa mai e vi metto online eh, le, appunto queste, per scritto le risposte alle domande che avete fatto sulla chat nel documento che tra poco comparirà nei link del, eh, documento del, del, cioè del, del sito del corso sotto la parte secondo appello. Quindi, fondamentalmente, qui dove c'è già il documento online per il primo, facciamo comparire il documento per il secondo. Uh, vedo solo. va bene grazie ok grazie a voi buon lavoro e, um, e direi a questo punto abbiamo terminato mm. grazie